La storia si svolge in un futuro non troppo lontano dal nostro, in cui la Terra si trova ad affrontare gravi problemi con la fame e il cambiamento climatico. Questi problemi si aggravano fino a causare un evento catastrofico che minaccia tutta la vita sul pianeta. Con il peggiorare della situazione scoppiano rivolte e proteste diffuse. Nel 2242 la situazione è diventata così disperata che l'umanità è sull'orlo del collasso. In un estremo tentativo di salvare una frazione della popolazione, viene costruita una flotta di 42 astronavi, chiamata Arca, per trasportare 300.000 sopravvissuti su un nuovo mondo chiamato Nuova Terra, situato in un altro sistema solare. Sfortunatamente, questo significa lasciarsi alle spalle 19 miliardi di persone sulla Terra per affrontare il loro triste destino. Noah, uno dei personaggi principali, non viene scelto per far parte dei sopravvissuti. Tuttavia, la sua ragazza Ellie, che era incinta, viene selezionata. Determinati a rimanere insieme, Noah e Ellie organizzano un piano per portarlo di nascosto sull'ultima astronave. Purtroppo il loro piano va rapidamente in frantumi. Le guardie li separano, costringendo Ellie a salire sull'astronave, mentre fuori la situazione diventa caotica, portando le guardie ad aprire fuoco sulla folla impazzita. Una volta a bordo della nave, Ellie ascolta il discorso di benvenuto del padre, l'ammiraglio Kieran. Si distrae quando vede Noah correre verso di lei. In fretta e furia lo presenta al padre, ma evita di dirgli che Noah è il suo ragazzo. La maggior parte dei passeggeri della nave deve entrare in un sonno profondo, chiamato criosonno. Noah, fingendo di essere un inserviente, rimane sveglio mentre Ellie viene messa in stasi. Mentre l'equipaggio si prepara per un salto speciale nello spazio, Noah prende accidentalmente il posto di un altro membro dell'equipaggio. L'astronave entra quindi in ipervelocità, viaggiando verso un'altra galassia. Anche se il salto dura solo pochi secondi nello spazio, sulla Terra passano 30 anni, il che significa che tutti coloro che sono rimasti indietro sono ormai morti. Dopo il salto, l'equipaggio condivide un pasto insieme, durante il quale assiste alla scoperta di un intruso sulla nave da parte delle guardie. Le guardie usano un taser sull'uomo e lo espellono dalla camera di compensazione. Il comandante Stanley, che ha il comando mentre l'ammiraglio è in stasi, ricorda a tutti che mancano 182 giorni all'arrivo sulla nuova Terra. Noah viene assegnato a dividere la stanza con Clay, che mostra scarso interesse per l'amicizia. La mattina dopo, Noah cerca di visitare Ellie mentre dorme, ma viene interrotto da un ologramma di Clay che gli ricorda di tornare al lavoro. Con il passare dei giorni, Noah e gli altri inserventi lavorano instancabilmente per tenere pulita la nave, mentre il resto dell'equipaggio si rilassa e gioca a carte. Tuttavia, qualcosa di misterioso si aggira nell'ombra e li osserva. Una sera, Noah nota che Clay e un altro membro dell'equipaggio si aggirano furtivamente con strani contenitori. Poco dopo scatta un allarme che segnala che qualcuno ha cercato di accedere al reattore della nave, al quale solo l'ammiraglio può accedere. Il comandante Stanley indaga nella stanza del reattore e sente uno strano rumore nel soffitto, ma non trova nulla. Preoccupato, Stanley chiede a Noah se ha visto qualcosa di sospetto, ma Noah non dice nulla di ciò che ha visto fare a Clay. Stanley spiega che ci sono dei ribelli che credono che l'umanità non debba distruggere un altro pianeta e che potrebbero cercare di sabotare la missione, esortando Noah a riferire qualsiasi cosa insolita. Più tardi, Noah rovescia accidentalmente una potente sostanza chimica chiamata Moxa che fa un buco in un tavolo. Nel frattempo, un altro membro dell'equipaggio, Shady, sta bevendo nella sua stanza e non si accorge di una strana creatura che scivola nella sua bottiglia. Dopo averla bevuta, Shady sente qualcosa di strano e presto avverte un intenso dolore allo stomaco. Nonostante ciò, continua a fumare con un altro membro dell'equipaggio, Blue. Tuttavia, il dolore di Shady diventa rapidamente insopportabile e va nel panico. Blue cerca di aiutarlo con un drink, ma improvvisamente il corpo di Shady esplode, ricoprendo di sangue Blue nella stanza. In quel momento qualcosa all'interno del sangue attacca Blue. Nel frattempo, Noah termina il suo lavoro e cerca di contattare Clay, ma non ottiene risposta. Quando va a cercarlo, Noah trova Clay che sta mescolando qualcosa di strano con la Moxa. Spaventato da un improvviso ologramma, Noah scappa e si imbatte in Tick, un altro membro dell'equipaggio, dicendogli che Clay sta costruendo una bomba. Tuttavia, Clay appare e rivela che lui e Tick stanno lavorando insieme. Catturano Noah e lo costringono a bere qualcosa che si rivela essere alcol, contro il regolamento della nave. Più tardi, l'equipaggio organizza una festa di compleanno per un altro membro, Ortega, in cui tutti bevono pesantemente. Il comandante Stanley scopre l'alcol illegale. Dopo la festa, Ortega va a cercare Blue, ma lo trova a saldare qualcosa da solo. Quando Blue si gira, il suo volto è orribilmente sfigurato e afferra violentemente Ortega, sbattendole la testa contro il muro. Nello stesso momento, Noah cerca di alterare le sue informazioni nel computer della nave, ma Clay lo cattura. Noah ammette di essere stato lui a mettere incinta la figlia dell'ammiraglio. Prima che Clay possa decidere cosa fare, Stanley chiama tutti a raccolta perché ha trovato i resti di Shady. Con la scomparsa di Blue e il mancato ritorno di Ortega, Stanley sospetta che Blue sia il responsabile, ma Clay ha dei dubbi. L'equipaggio inizia a cercare le persone scomparse sulla nave e Noah nota che Tick fissa il reattore troppo a lungo. In quel momento, Clay annuncia che Ortega è morta.
Noah alla fine trova Blue, che sta saldando la parte dell'alloggio dell'ammiraglio. Noah avverte l'equipaggio, che arriva con le armi, ma Clay cerca di parlare prima con Blue. Purtroppo questo approccio fallisce e Blue attacca un altro membro dell'equipaggio, Shu, uccidendolo all'istante. Il resto dell'equipaggio spara rapidamente e uccide anche Blue. I corpi vengono portati in infermeria, dove un membro dell'equipaggio di nome Susan esegue l'autopsia. Scopre che un parassita ha consumato gli organi di Blue e controlla il suo corpo. Nel frattempo, Tick trova il filmato di sicurezza della morte di Shady e quando Stanley lo vede, rilascia Clay. Il gruppo fa visita a Susan, che spiega che il parassita è ora libero sulla nave. Rivela anche che Noah è un clandestino, cosa che fa arrabbiare Stanley. Tuttavia, Clay difende Noah e Stanley lo punisce con un pugno, invece che con conseguenze più dure. L'equipaggio si rende conto che qualcuno ha portato intenzionalmente il parassita a bordo per sabotare la loro missione. Clay suggerisce di svegliare l'ammiraglio, ma Stanley rifiuta sottolineando che nessuno ha accesso alla sua stanza. Stanley decide di buttare Noah fuori dalla nave per essere un clandestino, ma prima di poterlo fare, Tick si accorge che mancano i corpi. I cadaveri tornano improvvisamente in vita come zombie e attaccano ferocemente il gruppo. Fortunatamente, Susan afferra un'arma e apre il fuoco sugli zombie, guadagnando il tempo necessario per la fuga di tutti. Mentre il gruppo corre attraverso i corridoi della nave, nota l'apertura delle porte di altre stanze, porte su cui solo Stanley dovrebbe avere il controllo. Questo conferma terribilmente che Stanley, in quanto zombie, sta ora guidando i membri dell'equipaggio non morti a infettare i restanti sopravvissuti. Cercando di salvarsi la vita, il gruppo di Clay si rifugia in una stanza dove avevano segretamente preparato il moonshine, l'alcol fatto in casa. Spaventati, ascoltano i rumori dei membri dell'equipaggio che vengono uccisi e trasformati in zombie. Quando gli zombie li individuano, Clay prende un lanciafiamme e brucia gli zombie, facendo scattare il sistema antincendio della nave. La stanza si riempie di una fitta nebbia che oscura la loro visione. Quando la nebbia si dissolve, gli zombie scompaiono e il gruppo esce cautamente dalla stanza, attraversando i corridoi nebbiosi. Incontrano presto Lincoln, che si unisce a loro proprio mentre un altro zombie li attacca. Il gruppo riesce ad abbattere lo zombie, ma un altro si impossessa di Tick e lo trascina nella nebbia. Clay si precipita a salvare Tick, mentre gli altri respingono gli zombie, permettendo entrambi di tornare sani e salvi. Più tardi, Lincoln suggerisce di usare le capsule di salvataggio per fuggire, ma dato che la nuova Terra è ancora lontana, il resto del gruppo decide di dirigersi verso la baia di sicurezza. Lincoln si dirige verso una delle capsule e la lancia con successo, ma uno zombie lo segue all'interno e lo uccide prima ancora che la capsula lasci la nave. Nel frattempo, il gruppo di Clay arriva alla baia di sicurezza, proprio mentre lo zombie Stanley afferra Clay, cercando di ucciderlo con una lingua mutata. Noah interviene sparando a Stanley e permettendolo a Clay di fuggire nella baia di sicurezza, dove hanno chiuso la porta. Per ora gli zombie martellano senza sosta la porta e il morale del gruppo crolla. Tuttavia, Noah rimane determinato a salvare Ellie. Individuando i condotti dell'aria, capisce che può usarli per raggiungere l'ammiraglio e inizia a strisciare attraverso gli stretti passaggi guidati dall'ologramma di Clay. Nel mentre, Tick confessa a Clay e Susan di essere stato lui a portare l'infezione a bordo, con l'intenzione di spazzare via tutti i passeggeri della nave. Rivela di far parte di un gruppo di ribelli che ritiene che l'umanità non meriti una seconda possibilità. Furioso, Clay sbatte Tick contro il muro, ripromettendosi di occuparsi di lui più tardi. Proprio in quel momento, gli zombie individuano Noah nei condotti e cercano di afferrarlo attraverso le griglie di ventilazione. Noah li respinge e prosegue fino a raggiungere la stanza in cui l'ammiraglio è in sonno criogenico. Non avendo accesso al computer, Noah apre forzatamente la camera criogenica con un piede di porco. La squadra informa l'ammiraglio Kieran sulla situazione e interroga Tick, che rivela che il parassita è stato riportato indietro da Ham. Kieran rianima la sua squadra e viene a sapere della relazione tra Noah e Ellie, ripromettendosi di affrontarla in seguito. Armata e pronta, la squadra si dirige lungo il corridoio, dove gli zombie stanno ancora cercando di abbattere la porta della baia di sicurezza. Alcuni zombie si girano per attaccare la squadra, mentre altri riescono finalmente a sfondare la porta, lanciandosi all'assalto del gruppo di Clay. Si scatena una feroce battaglia, la squadra sottilia lentamente l'orda, ma gli zombie si adattano rapidamente, imparando a schivare colpi e ad attaccare direttamente. Il combattimento degenera in un brutale corpo a corpo, con Blue che insegue Noah, mentre altri zombie travolgono e uccidono Tick. Mentre entrambe le parti subiscono gravi perdite, Blue emette all'angolo Noah in un magazzino e inizia a picchiarlo senza pietà. Proprio quando Blue sta per sferrare un colpo mortale, Noah afferra un contenitore di Moxie e lo scaglia contro Blue, facendolo disintegrare e morire definitivamente. In seguito, Noah torna nel corridoio e scopre che la sua squadra è stata sconfitta. L'ammiraglio Kieran, ferito, dà l'ultimo saluto a Ellie prima di attivare un esplosivo che inietta gli zombie. Noah, Clay e Susan pensano che l'incubo sia finito, ma improvvisamente le parti del corpo degli zombie rimasti iniziano a ricomporsi, formando un enorme zombie mutante. La creatura usa la mano ammazzata di Kieran per aprire la porta del nucleo del reattore.
La nave inizia a tremare violentemente e il computer avverte che il tempo per raggiungere la nuova Terra sta rapidamente diminuendo, indicando che lo zombie mutante sta surriscaldando il reattore. Lorda si è ingrandita e ora inietta i passeggeri per aiutarli a sabotare il reattore. Il trio brucia quanti più zombie possibile, ma il numero è schiacciante. Clay esorta Noah a trovare Ellie e a fuggire in una capsula, mentre lui e Susan tengono a bada gli zombie. Noah si precipita attraverso la nave, sveglia Ellie e la arma. La coppia si riunisce con Clay e Susan e si dirige verso la capsula di salvataggio, ma appare un gigantesco zombie mutante che uccide Susan in un combattimento raccapricciante. Infuriato, Clay tenta di incenerire la creatura, ma questa lo sovrasta, abbattendo anche lui. A soli 15 giorni dall'arrivo della nave sulla nuova Terra, Noah e Ellie fanno un disperato tentativo di fuga. Respingono gli zombie rimasti e raggiungono la capsula di salvataggio. Improvvisamente, il gigantesco zombie mutante attacca, ma Noah usa il lanciafiamme per dargli fuoco e spara l'unità antincendio per creare più nebbia. Nonostante la visibilità limitata, la creatura colpisce Noah che atterra accanto al computer. Raccogliendo le sue ultime forze, Noah attiva la sequenza di lancio e incenerisce le mutazioni degli zombie, lasciando solo il parassita. Poi raggiunge Ellie nella navicella, proprio mentre riceve un messaggio di addio da Clay, che innesca l'autodistruzione della nave, spazzando via tutti gli zombie e il parassita in un'enorme esplosione. Pochi istanti dopo, Noah e Ellie arrivano sulla nuova Terra, solo per scoprire che la loro lotta non è finita. Incontrano un bambino infetto del parassita e mentre si avvicinano vedono un mostro gigante incombere in lontananza. Con una determinazione cupa, la coppia si prepara a continuare a lottare per la propria sopravvivenza e la storia si conclude qui. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.